Buongiorno, buonasera ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Il video che in tanti stavano aspettando, ovvero il video sui target. Oggi è un video un po' particolare perché, con tutti i personaggi che ci sono all'interno del gioco e con le tante tipologie di line -up che ci sono, sto scherzando su quest'ultimo punto. È un po' complicato riuscire a fare un video con dei target ben specifici come era un tempo. Perché adesso quello che noi abbiamo pensato è cercare di ehm, nelle nap più comuni, cercare di far capire come massimizzare la vostra, non solo il vostro danno, ma anche la vostra sinergia di team contro delle nap fastidiose tipo l'Ade, tipo la Junipnos, che penso sia quella che tutti quanti odiamo di più al mondo in questo momento, visto che dura 10 anni una partita. Proprio per fare un'analisi un po' più dettagliata, c'è cioè il Pala soprattutto. Ciao. Il Darione che è qui per fare il massimo esponente della Junipnos. Ciao ragazzi. Perché Junipnos Sirio vi ricordo la sua. E poi ci saremo io e Sara che ci piamo a palate. Quindi. Ciao. Perfetto. Allora, le anime più fastidiose penso da affrontare rimangono le Junipnos. Quindi quelle le lasciamo per ultime. Adesso la prima amichevole che andremo a fare sarà una classica... cioè la classica Thanos di Sara, quella che vi pia e vi spacca in due. E la Canon che uso io. Perché? Perché i target sono molto importanti Soprattutto quando portate la Hade Su chi usare il contratto con Chi triangolare Come gestire il triangolo e tutto quanto Mentre per quanto riguarda Thanatos Che ormai ovunque tutti leggono Vabbè un pg brainless Beh non è più proprio così Perché marchiare il personaggio giusto Può essere una chiave di volta molto importante Certo è ovviamente in questo caso Dipenderà dal papero ma confidiamo che come al solito Non funzioni quindi prego Sara Mandi il primo invito non so se voi intanto volete dire qualcosa, ragazzi, prego No, si guarda però Come sempre, molto diplomatico il pala Io ho paura di... Dopo voglio fare quella contro Darione Con la sua June Hypno Sirio Per far capire quanto è importante targhettare bene con Thanatos Perché c'è cioè là, può durare una vita la partita Allora La mia cannon è composta Sì Ovviamente, ragazzi, non fate troppo caso al papero perché potrebbe non funzionare per niente, potrebbe funzionare del tutto. È RNG che più pure non esiste. E qua secondo me c'è anche il discorso di chi è meglio baffare prima con i vari il esatto. Tipo nella arte di Sara è già più complicato fare una scelta precisa perché ha 3 pg che vanno baffati. Vediamo su chi si contratta. Pesci. No, beh, nessuno nessun ah, è il primo da buffare, Taratos. Mm, C'è chi sì, preferisce il mio. Sì. Però dipende quanto, con quanta energia arrivo in realtà. Cioè, sì, di solito faccio così. Io invece preferisco... Allora, il mio. in questa comp si potrebbe usare l'ARES, ma siccome non so con chi vado, a volte uso per cautela il vero... Mentre per quanto riguarda la cannon, al primo turno si buffa sempre e solo mio. Visso. A meno che non ci siano dei controller, degli arc control che vi hanno bloccato. Non so se ce ne siano abbastanza veloci. Ma mm. ah, io sono sfortunato perché Sara non porta nessun tipo di cura, quindi io posso attaccare chi voglio. Ma in generale, quando avete mio, ricordatevi di attaccare i PG che hanno le cure di Underworld intorno. Oppure che curano, quindi tipo Hypnos Invece, per me, la sfortuna è che lui, avendo messo il papero, io non posso marchiare quello che vorrei. Forse, eh, perché ricordiamo il mio. ci proverò lo stesso. Io andrei a marchiare. È ovviamente incredibile la prima volta che lo Ricordiamo anche papera. che il papero di Crim con me funziona, <ride> è <sempre ride> ma è come di... quando trovo Pala, cioè con voi i miei personaggi funzionano. E in che parte gioia. È in gioco, è male che non funziona. Ora, nemmeno in questo caso attaccare con Mew è un target um, libero, diciamo. In questo preciso istante, in realtà a me sì, perché non è in forma blatta. Se fosse in forma blatta, quella che mette la ragnatela, voi dovreste attaccare un personaggio che tra un po' di turni volete che non faccia un'azione. In questo caso io avrei attaccato Pesci, lo attacco comunque. Non è una grande idea in questo momento perché ho le stack di barn quindi gli faccio cadere parecchio la vita. Però dobbiamo farlo capire: tipo ora io Sara, discorso, vorrei attaccare Mew, mi <ride> piacerebbe molto. Beh, però anche però, bloccare Aden Siccome non la brutto. situazione è così. Io... Vabbè ma tanto dopo Te l'attacco con Ci provo lo stesso E invece <ride> E invece è Stato stress. Non è neanche entrata <ride> Pensa <ride> Stato stress. E vabbè Vedi che il mio pesce avrebbe messo barno su tutti, guardalo, guardalo che signore. Guarda Però possiamo dire che il pesce rosa. di Sara è un po' fuori dalla norma perché scula l'anima. Allora, per quanto riguarda Ade, i contratti di Ade: 99,9% dei casi in questa situazione voi pierete sempre e comunque Thanos. L'inculata, l'inculata è che la vostra oppo potrebbe avere il velo, come nel caso di Sara. Io quindi marchio il suo Thanos, lei se lo nasconde e io lo prendo a quel posto però vabbè che dovete fare tanto lo farebbe in ogni caso l'unica soluzione è dare il doppio turno ad Ade il problema sono le energie. tanto ti fregherebbero anche se avessero l'Ares perché ti avrebbero messo l'Ares su Ade vabbè sì. l'avrei velato se avessi visto che c'era l'Ares però sì generalmente sì al secondo turno è importantissimo con l'Une dare il suo buff ad Ade perché Ade sparge col suo AoE le stack di Barna tutto quanto il team quindi per il prossimo turno questo sarà un tocco fondamentale Ecco, adesso il mio problema qual è? Che normalmente io andrei comunque a nascondermi Thanatos perché ho molta paura di Canon. Mm -hmm. allora però a il di punto qual è che se io però... nascondo, esatto, il problema è che io tanto chiunque nascondo andrà, quindi in, in realtà nasconderò di Cishun. Eh sì, perché comunque con Canon io sono obbligato, tra virgolette, a prendere di Cishun, perché a parte essere un rompipalet clamoroso, vi ricordo che se voi triangolate il personaggio nella catena, cioè che in questo caso se io triangolassi Thanatos, Thanatos non prenderebbe danno. Ed è una cosa tragicomica per me, perché io in questo momento non ho target da triangolare. Di conseguenza, per farle perdere tempo durante questa partita, triangoleremo Mew. Così evitiamo che prenda punti di psicocinesi ed evitiamo che si trasformi prima del dovuto, anche se tanto sono talmente io. pochi pg che non cambia niente. Ovviamente in questo caso baffo pesci. Comunque la cattiveria di Sara nel nascondermi di Chishun mi ha fatto male qui. qui. Sì. Vabbè, iniziamo a togliere un po' di croce. Madonna, che male che fa, Thanatos, Ma chi gli dai da mangiare? No, per capire, eh? Rabbia. Eh, lo sto notando Quindi perché. La sempre in quantità. Però posso far notare <ride> che lei sta picchiando la sua tena Deliberatamente. Eh, Beh, ma lei può morire. Madonna, che cazzo. Lei lo sa che torna. Lei torna sicuro. <ride> cioè, non è un problema. Vedete queste ragnatele ovunque? Vi ricordo che con DC Shun mm -hmm. potete purificarle, quindi se ce l'avete non trascurate questa opzione perché vi farebbe molto comodo. Sara, lei la deve smettere di fare tutti questi danni però gentilmente, eh, perché comunque inizia a diventare okay. un po' pesante la situazione. Aiaiaia. Ma che aiaiaia. Aiaia. Guarda, guarda il parco giochi di Atena, E eh, dai. Ok, come vedete qua la situazione è un po' paradossale, perché io qui in teoria avrei distrutto... Il suo Tantos però di Ciciune è sempre il più fastidioso di tutto il mondo. Però per fortuna sono immortale attualmente. Quindi va bene così. Ovviamente facciamo... io non ci provo neanche a fare la fatality perché, perché ci sono quelle croci. Infatti, ora faccio acci. una piccola scorrettezza, giusto per cercare di durare un po' di più. Eh... Ora svestiamo me me. il nostro tarone. Me. Vediamo se fa un po' di Tanni. Ok, adesso però una cosa che non ha minimo di senso. No, no, vabbè, questo è il Pala no, 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 Style. No, non no, no, la faccio. Come no? No, Dio, non lo faccio. Perché poi mi muore Tarni e mi sento male. Pala, commenti questa scelta di Tarni. No, 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 la faccio, la faccio, la faccio. Comunque è morto Tarni. La faccio, la faccio, la faccio. Tanto moriva di Barn, quindi a morire era morto. No, faccio, la faccio. faccio. No, non moriva di Barn se sì, gli mettevo la catena. E che me lo mettevi altri anni. Ah. Ma io non mi sveglio con il mio, mi sa. Ma ad esempio se lui è nel triangolo, spara lo stesso? Ha boh, lo scopriremo solo vivendo. O meglio tra poco. Ma ora la vera domanda è: il mio Miu si sveglierà in tempo per uccidere del tutto il tuo pesci? Ma pesci penso di sì perché no. dovrebbe spaccare la vita. Sì, no. 85k. Eh certo, andiamo sul cadavere, eh, ovvio! Eh. Aia! Lei però è una persona aia. si sì. spara lo stesso. S sì. che Spara... No, hai vinto. No, perché secondo me basta il danno. No, hai è... la fatality sul mio Mew. Non vorrei fartelo presente, eh. Ops. <ride> cioè, <ride> Ops. Purtroppo il fantasma di Saga non, non credo valga. Non come conta. non credo. Lo scopriremo anche quello adesso. Non vale. Non no. vale, vedi. <ride> Ecco come gestire al meglio, visto che molti vedo che si lamentano della Canon, come essere un mostro di comp, ha ah, dei nei giganteschi dove basta un DC-Shun per rompervi le balle. Cioè che da notare DC-Shun sì, sì. con Daffodil ragazzi, eh, Daffodil. Questo farà male al cuore di Sara, ma potete benissimo notare da soli che DC-Shun ha fatto più danno di Tantos. Quindi... Beh, poverino, Taranto ha fatto poco. Era un po' in pausa. Sono giornata così. No, più che altro il colpo è stato assorbito da, da Taranto: è stato assorbito da Shun. Eh sì, perché il mio contratto è andato a vuoto. Quindi, insomma, non è un. cioè, se voi giocate bene, nessuna comp è invincibile. Qua io non potevo fare un po' di più, non credo sinceramente, perché le cose sono entrate, le croci sono entrate, è andato tutto per il verso giusto. Tutta, sì. Battere Thanatos rimane l'impresa della vita. Però il concetto qual è? Nessuna compa è invincibile. Cioè, lei viene con tanti DPS, io sono costretto comunque a giocare in una maniera mh, non conservativa, però che Canon con le sue speed non potevo incastrare altri personaggi all'interno. Quindi ero fregato a prescindere. In realtà hai avuto sfortuna col primo contratto. Sì, perché è andato sotto. Vabbè, terzo. però cambiava poco. Perché in ogni caso dubito. Se andava su pesci, i pesci si ricaricava. Se andava su mio non prendeva danni perché si evolveva. Era un circo. Cioè, quella comp è veramente fastidiosa ed è fatta veramente bene. Anzi, inseriamola tipo come una delle migliori comp attualmente dove pigiate e buttate dentro tutto. Però forte, io la forte. uso così perché ho dei pigi molto bilanciati. Andare completamente senza cure è un po'. Sì, vabbè, se io tenevo una Tantos mm. avresti avuto difficoltà contro Yahweh. Mm -mm. Però contro un'Ade esatto. è molto forte perché. mi. Ma adesso mi... porta anche quella che ci fa addormentare. Ah, uh, Come vuoi? Io non ti porto quella ah, che sì, fa addormentare. Quindi vabbè, io devo portare quella. giù una Sì, sì, no? quello che vuoi. Tanto, yeah. qua io vado a spiegare gli altri target. Non ti sente male proprio scusate, a portarla? No, allora, no, da scusate. notare che la regola che di Pala in molti video è ancora forse la più valida ed attuale di questo gioco. Ovvero di Cishun. di Cishun è praticamente secondo me tuttora, forse il miglior PGS del gioco perché di un fastidio quel personaggio perché non è solo difesa, è molto attacco quindi. Questa è proprio una full comp, quella di Sara. La mia è bastarda. Questa è quella da pvp me di... dell'ultimo pvp me. <ride> Effettivamente. Qui di solito oh non no. portate mai questa perché uno ve lo bannano tra questi, ma sennò questa è la comp sì. perfetta. Mm. Ecco, Palla, su ma questa ma... mossa, perché sicuramente è da marchiare di Cishun, e siamo d'accordo, però io rimetterei sempre il marchio da due. Lei che ne pensa? Sirio. Allora, in ah, realtà... Marchiare uh, per esempio Sirio col marchio da 2, sì da una parte è carino perché gli resta, all'altra in realtà ti bruci un round di roba. Quindi... Mm. Mm. Ma lei cosa farebbe? Cioè, io per esempio metto sempre tipo il primo marchio su Fiuco per dar fastidio, soprattutto con le speed, e il secondo su Dishun di da 2, così che io possa avere anche un turno in più per poi gestirmi Dishun di come voglio. E su Dishun di è meglio fare una Chishun. cosa a lunga durata anche perché... L'avversario magari poi lo vela, tutto. Quindi... No, anche perché io posso fare l'infame facendo questa mossa. Tenere Sirio un turno fermo al prossimo turno trasformarlo e salvarmi la pellaccia. Certo, se io mi ricordassi mm. di usare il velo per nascondere Di Shun, certo. forse farei prima. però vabbè. Comunque, idea di massima con Thanatos: se l'avversario usa Ares o se non vela Dici shun il marchio su Dici Shun esatto. E invece, sempre... quando trovate contro questa COP, vedo che molti marchiano hanno fiuco. Non ha senso, se lo leva se muore. Marchiate Canon che poi diventa invisibile e vi dà fastidio per tutta la partita. Vivrete meglio. Fidatevi. Ho fatto in tempo, ho fatto in tempo. In questo caso ho fatto in tempo a baffare Thanatos prima che partisse. Quindi baffare. io andrò leggermente a fuoco. E brucerò a fuoco lento. Allora. Eh, uguale, uguale. uguale. In realtà ho sbagliato comunque a, fare, a dare il marchio su di Cisirio. Ma anche io ho bisogno dei target su Hypnos perché, come sapete bene, io Ipnos non lo conosco. Io Hypnos non ci parliamo proprio. Non vi conoscete no, ancora bene? bene. Siete... No, no, il... non ci sopporto Tipo adesso io su chi dovrei metterlo su Fiuco o Suade? Su Suade no, su su è un suicidio colossale perché al prossimo turno allora. potresti piar danni. Però lo puoi mettere allora, su Atena solo su per reccare, per esempio, o rimarchiare di Cishun, visto che adesso finisce. Allora andiamo su Atene e poi andremo su DC se ci sarà ancora. Mentre in realtà ancora... comunque Minacce. targhettare Canon sotto Jun poteva non essere la migliore delle scelte se avevate l'Ares. No se avevate aveva l'Ares è un'altra la... partita sì però in questi Era casi... Era meglio targhettare conviene... Ipnos perché avreste conviene... bloccato Jun con l'Ares e quindi esatto. volevate targhettare qualcuno... Che esiste dopo June, mentre con quindi... Ade vi consiglio di andare a contrattare sempre o Thanatos o, o Fiuco. Io in questa partita prediligo sempre lo fiuco avversario, ma per il mio playstyle che è un po' più bastardino. Nel senso che o fiuco torna su più volte e il contratto rimane. Quindi Thanatos comunque deve perderci tanti turni a tirarlo giù, tanti, sei sicuro? Che rimane? Sì, no, sicuro sì, no, a rimanere. No, no, finché non, non muore fatto. e fare revive. No, no, finché non fa revive. Però tipo in forma fantasma rimane ancora. Poi dopo si leva. Cioè quando torna su si leva. Però deve tornarci su. Sì, ok. Io adesso ci ho sedio libero. Certo, shutter è veramente una skill bastarda, Sara. Eh? Yeah, sappia? L'ho messa adesso. Perché il turno prima non l'avevo messa. Ma perché ha curato? Ma io Perché Non ho subito un attacco, si... gioco! Domande. Non non, non, non sapremo mai. Niente, cioè io adesso potevo tornare su full vita e niente. In realtà, ragazzi, ho fatto una trollata. Dovete sempre marchiare Thanatos, solo che se mettete ansia all'avversario, farà sempre questo errore. Beh. Che adesso è velato fiuco, io posso contattarmi Thanatos senza che tu puoi fermarmi. Perché non c'è il doppio turno, me lo contratti. No, no, ma non subito, mica mi serve subito, mica mi marchiato ah, Beh, ma tu ancora pensi di esserci, lo che <ride> scherzo. Vero. Bisogna non vedere non se Giuntua rimane su. La fatali c'è, però c'è quel Lost No, Devo... no non c'è più! Ah, quello, E eh, aspetta che arrivava la Wediade. Aspetti lei. Hai arriva anche questo. questo <ride> vabbè, lei era a metà barra, non ho fatto tanto. Non ucciderli aiuto, Ade Aiuto 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 Ade non uccidere uccidili, Ade uccidili, hai il contratto non, non ucciderli No dai Uff Vabbè Uff. forse l'attacco base basta Mi sa di sì sai Allora <ride> In dico. questi casi <ride> dai, vi do un altro tipo di consiglio Cagatevi sotto e contrattatevi alla vostra atena In casi proprio eh. non volete rischiare eh. Io qui faccio un'altra bastardata però Faccio così mi prendo il turno, è pure viva, perfetto. Okay, rev ah, revive! Quindi c'è un altro turno. Grazie, Sara. E va via canon. Facciamo questo, ve lo curate. Levate canon del tutto, così con Thanatos rimarchierete oh. un personaggio. Adesso vedete perché la comp che sto portando io è infame. Appena muore Atena, vedrete una scena di Ofiuco abbastanza ridicola. Perché Ophiucho curerà N volte Tutte le volte che morirà qualcuno Diventerà fantasma e poi rimorirà Quindi diventa una cura infinita a spam Cheater Ma ah, però io dovrei esplodere mi sa eh, sì. <ride> Un milione Che vuoi che sia? Qui Hai sbagliato dovevi proteggere Sir. No no Ma mi curo con Sirio c'ho ancora la cura Se ci arriva, non ci arriva più Vabbè, Rip Sirio sì, In realtà c'è il revive ecco perché Però volevo tenerlo per di Cishun Pensavo morisse di Cishun sinceramente non pensavo di resistere. Ed è morta Atena pure nel contemporaneo... Ah, ecco, è arrivata la cura. Ci ha messo un pochetto. Porca miseria, uo. Oh. Eh, cioè, sempre un po' in ritardo, Fiugo, con le cure, eh. Ma è nel turno giusto. in sì, Italia, eh. Un pochetto, oh, effettivamente. Neanche Tanni mi sembrerà questo volta, Tanni. Uh, come diceva prima Darione, siete anche nel turni quasi giusti per marchiare Hypnos, perché vi ricordo che Hypnos... Se non gli date doppi turni al quinto turno dovrà rifare il doppio turno. Quindi se mai dovesse sopravvivere per qualche malagurato caso farete due volte il danno. A questo punto morta per morta vado di turno. Se Sei so. morta al quadrato. Esatto. Porca No, che, co che cosa è successo? Il barn! Mi hai spaccato la faccia col barn! Allora, io ti spacco la faccia così! Toh No, questo è da bastarda. <ride> eh. oh, eh... che registro ufficialmente proprio. Senta, lei mi ha fatto malissimo, io mi vendico. Quel cazzo di bar mi ha distrutto la faccia. Come vedete i target ragazzi sono i due gemelli principalmente. È e morto Kanan. il gemello sbagliato, no. <ride> Dici Shun! Vai! Pala Style! Yeah. Uh, no! Chi è che dice che Chisun non è un buon DPS? Eh. <ride> ha trapassato io, io questo mondo PC, e quell'altro. Io dico che Chisun non è un PG. Ecco, <ride> come al solito. <ride> Vedete come cambia avere dei target pre-impostati, nel senso fare anche dei mind game col vostro avversario, dei giochi mentali su chi volete contrattare con Ade. In questa comp in realtà Ade vi serve solamente per far tornare su i personaggi e far curare Ufiuco all'infinito. Perché Ufiuco quando attivare Revive, quando arriva un fantasma, lui cura, 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 cura a manetta. Infatti ha curato 744k non avendo mai giocato Treatment è una, un po' una scorrettezza diciamo però vabbè se il gioco è fatto così è fatto così e Cishun ha fatto 236k su 2pg in un turno quindi penso che sia molto onesto i suoi questi sono i target di queste comp ora vi porto una comp control però vorrei farla contro Darione e il suo muro invalicabile invalicabile proprio Beh, se permette, giocare giù un Sirio, non dovrebbe essere legale, secondo la mia modesta opinione. Non so lei che ne pensa, Pala. Eh, è una scelta, è una scelta di far durare le partite quei 25 turni. Però, eh, adesso che noi abbiamo fatto questa, queste parentesi, Pala, ci faccia un discorso, secondo lei, sui target? Di quando tu trovi una persona molto più forte se sono comunque così oppure sono leggermente diversi? Ma idealmente è al solito bisogna prima togliere di Cishun che poi vi romperà le scatole dopo e poi i gemelli. Eh. Poi bisogna anche vedere cosa vi gioca l'avversario e come ve lo gioca. Dovete sapervi adattare sul momento. Per esempio quando avete Canon è molto importante scegliere il target che può prendere più danno. Soprattutto se c'è una corda di June, voi dovete andare su quello che è i tenacity, fondamentalmente. E non hai nether quello che ha meno difesa. Così, o addirittura se c'è un'area sopra, ancora meglio perché farà più danni e spargerà su. Infatti, l'Ares, giusta osservazione: parliamo un attimo di questo l'Ares Brutality che ha ripreso molto piede. Siamo sicuri che non è, in realtà, un'arma a doppio taglio. Su molti video è molto, è molto rischiosa come gioco. Infatti, quando posso, sfrutto sempre. È un gioco pericoloso, chiaramente, che di solito si forza da pesci. E pesci a vita bassa è molto pericoloso. Però, se magari è protetto da June o da Dizio o entrambi, potete sfruttarlo per abbassare tanto la vita. Di quel Scusate, magari. visto che siamo in tema chi cazzo targetto qua aiuto Jun così non la usa no che me frega qua mi scoppia con tre quarti di quei pg porca troppo ci ha chiesto un parere no e pal abbiamo risposto alla stessa identica cosa sì ma, ma... E... aia allora, io prendo sempre il gemello biondo con Minos. e l'abbiamo anche ripetuta se sì. Jun cioè, uh, uh. madonna mia allora se trovate contro ste comp ragazzi mettetevi l'anima in pace la partita durerà anni Beh, in realtà gli ha tolto l'unica fonte di cure, quindi no, però... Eh, però devo tirar giù sta fonte di cure, perché purtroppo non è che al prossimo turno può mettere... Ah no, non so se è più lento del mio Minos, genericamente, ah, mi sa di sì. Che comunque non ha il velo all'Ares, quindi in realtà devi stare attento a cosa succede ora. Sì, infatti avresti dovuto metterti già il velo. Non pensavo lo usassi con Atena, anche perché in realtà io di Shun qua lo tengo come spauracchio, se proprio volete la verità, perché... Non sono mai sicurissimo mi serva fino alla fine. Oppure posso provare a fare una bastardata. Giocarlo con Atena impedisce che io abbia Fatality. Quindi Thanatos è abbastanza parato. Qui allora, qui è una scelta difficile. Perché in teoria, come diceva Pala, voi dovreste mirare a collocare le difese peggiori. Il problema. Ah no, io faccio così e lo costringo a piegarsi danni all'infinito. Anche se però questo personaggio ha naga. Quindi le botte le regge, eh? allora, in automatico. Non ho mai capito che carta viene messa. Cioè, tipo in questo momento non so che carta è stata messa. Mi sa che fa downfall. È stata falla messa falla. quella che rallenta. Downfall. Downfall. Di solito parte downfall sì, con. Ha messo downfall. No, me lo sono messo su Io ho sprecato anche l'energia in più. Così siamo sicuri che sì, non si poteva attivare. Però questo mi farà male che la metà bastava. Sendo che c'è pure mezza barra carica farà proprio male, male, male. Non è detto, magari... Dai. Ah, invece preferisce skillare con l'Une? L'avrei fatto anch'io. Invece? E qui, come dicevamo prima, è stato scelto un altro gemello. Come avrete In capito, poi. i gemellini sono i target che più voi amerete, sia da prendere che da picchiare. Un po' brutto da dire, per però. I gemellini, per i gemellini intendi Thanatos e Thanatos? no intendo Thanatos è quello biondo <ride> anche se a te non piace Tanatos... quello biondo ha una sua vita no, no. Thanatos è il gemello solo di Thanatos no, sì. no, però ha messo non ha messo eh, Downfall ma tu che cavolo di cosmo hai su Thanatos hai ancora chi no Chimera eh, sì. chi cioè. Ah, ho visto il rallentamento pensavo che fosse stato eh... no ha messo Doom è una chimera che rallenta, sì, sì. Sì, sì, ma io ho visto un rallentamento pensavo mm. fosse downfall, invece va allora, messo goom. In teoria, probabilmente perdo. Ma se mi esce, forse me la cavo. Non ne sono certo. Baffato di lune, questo gritta sicuro. Fa dei danni non forti e va bene, anche perché ha daffodil. Quindi prima devo più schiaffi. Eh, però lui si attiva, quindi qua la prendo un po' in quel posto. ICI se n'è andato. Vai da Rich. Ok, è rischiosa ma fattibile. Vediamo un pochino. Non posso fargli giocare Hypnos perché se mi giocasse Lost io andrei in crisi nera. sperchiamo un'energia a caso, tanto non cambia niente. Comunque in realtà ho fatto un errore, potevo non toccarmi i IC, ma picchiarmi semplicemente in lune con il coso di Hypnos e non avrei preso mai danni. Ora il mio Thanatos muore, 100-100. Che male! Lei è un bullo, se lo faccia dire... Allora, tu muori. Tanto con lo storm, no, invece non l'ho uccisa. la Nessesse. Mi aspettavo uh -uh. lo uccidesse. DANI, mm. DANI. Mm -hmm. Ok, non ho troppi spot. È eh, attato. Sì. sì, ma sai che faccio? Proviamo, Proviamo lo sculocina, va? Come, per chi lo segue. In teoria ha più senso mirare Thanatos. Quello è vero. Però togliermi oh. l'hypnos con la velocità dei miei pg... Ah, ha dato pia l'ombra. Sì, più l'ombra. Però fanno un'ansia a sta scena. Spogliarello. Ah, ma lui resta comunque in sogno però con lo scudo. Eh sì, perché lo scudo solo che prende. Vediamo se torna su. È tornata. Incredibile. Solo che ora lui è cioè io... obbligato a uccidermi di Cishun. Per quello questa mossa aveva un senso. Perché se no io mi posso proteggere Tanatos se lui non me lo uccide. Quindi, era quello il senso di fare queste mosse in questo modo. So che poteva sembrare no senso. Forza, sense, prendere serio. Precisamente. Intanto, il Dragon Tit impedisco che succeda qualcosa di trascendentale al massimo. E... A chi do un pugno in faccia? Tol l'Une. Più adesso pugno in faccia. <ride> Aia! Eh... eh però succede anche questo. Morti e, due, e io perché... sono full charge e mi sa che me la cavo così. Mi sa però. Andiamo. Perché qua mi pio una botta che la metà bastava. Anche il mio parte prima. Eh maledetto. per questo forse, sai? Eh sì, mi sa che me l'ho presa a quel posto. Aia. Eh, ah, eh sì. Boom! Eh già. Eh già, eh se non sparava ce l'avevo fatta. Peccato. Però avete visto come con i target cambiano letteralmente le partite. Cioè, mm, qui ogni mossa era fatta in modo tale da dar fastidio, la comp di Dario è solidissima, infatti, cioè, è vero, noi stiamo portando comunque tutti gli SS, perché un ragazzo sotto il video dei, delle migliori in app ha detto le in per comuni mortali, ragazzi, oggettivamente, i PG sono questi, cioè... Potete usare altre comp? Eh, non me ne vengono troppe in mente perché io vi ho fatto cioè, vedere. Nella lineup sua potresti togliere comunque quella di Dario. Alla fine, non è che sono tutti. Tutti se togli Atena, puoi mettere qualcun altro che dà. Ma... Puoi anche provare a mangiare Ghiganon, puoi avere, canon, -canon, canon, puoi cioè avere mille sei altre cose cioè, sì, tutto... beh, io ho portato da Atena, ma Canon stava persino meglio di Atena. Molto, sì. me. Ma poi potete non avere i due gemelli tutti e due, potete averne solo uno. Portate Ophiucho. Non avete Ophiucho, portate Underworld Shun. Insomma, dovete semplicemente farvi conto che i personaggi core sono quattro. Ve l'abbiamo detto: sono Jun Hypnos che può essere Jun Underworld. Se non avete Hypnos e non mi dite non abbiamo Jun, perché è una insomma di contegno, se non avete Underworld lo pullate nel banner, l'unica cosa buona di quel banner è che dentro c'è Underworld perché in, purtroppo i pg core servono e sono comunque tanti cioè voi dovete imparare che una line up poi la dovete rigirare al meglio di quello che vi piace, tipo la mia IC- in teoria eh, è forte, però non è che vince sempre cioè non è che voi avete la certezza di vincere sempre, non esiste la vittoria matematica in questo gioco Potete anche essere due volte il vostro avversario, ma se il vostro avversario sa cosa deve fare, sa chi deve mirare, ve lo mette a quel posto, non ne uscite. Poi, vabbè, c'è un po' di RNG, un po' troppo per i miei gusti, però è eh, anche questo parte del gioco. Sempre stato. Sì, Ma facciamo infatti... finta che lui non abbia messo quella line up prima, stiamo, st cioè stiamo zitti per quello. Quale? Cioè perché io l'ho vista la line up su cui stava parlando 5 secondi prima. Allora, cambiare, appunto, cioè... poi comunque io, io ve lo ripeto, eh, abbiamo raggiunto il like, quindi giovedì uscirà questo video con questa line up, 100% win rate senza Thanatos, cioè se volete usare questo dovete bandare Thanatos. Vi porterò il video su questa line up dove gioco questa line up e vi faccio vedere. certo è culo, non è che è culo, oggettivamente, solo che c'è talmente tanto culo: nel senso che qui dovete sfigare 3000 cose che è tutto rng. Potete congelare con un base, potete c'è di tutto. Questi ce li avete tutti, tranne probabilmente Underworld. Se non avete Underworld, usate Luna, non avete Atena, usate Gigano, non avete Gigano, usate Kiki. Il PG c'è sempre. Non, non usate eh, la no, line up, cioè... no, senza Underworld. Eh... I non t sciocca pure secondo me, però, nel senso, ognuno deve farsi comunque i conti con il proprio roster. Noi non possiamo vedere i vostri roster. Dovete cercare di capire in base a quello che vedete, cioè la lineup comunque è sempre fatta da due support, due DPS principali e due utility. Ve l'ho sempre detto: così si fa una lineup: tipo qua c'è il Papero che è un utility, c'è Lune che è un utility. I DPS principali sono Ade e Mew. I due support che però, vabbè, canon shotta per l'amor di Dio, però vi deve uscire, potete usarlo anche solo come controllo e basta, sono canon e underworld shun. Le line up dovete bilanciarle. Poi certo, se avete la full comp come quella che ha portato Dario, quella che ha portato Sara, quella che porto anch'io normalmente, ve la faccio vedere, che la chiamo gemellini, tutti e due gemellini... Andate la, a picchiare le, la comp mia di Sara erano opposte Perché lei aveva molti più io attaccanti ho solo, di io due non io. No, Sì però nel senso io sono, ne Tu avevo hai tutti uno. i difensori Esatto, cioè ci sono gli estremismi Ma in base al vostro roster Sara ha tutti i DPS fortissimi Li porta, fa bene, fanno un male della madonna Perché non dovrebbe Dare i PG difensivi, li porta perché non dovrebbe Pala è quello con cui dovete panicare Che ha le cose non troppo livellate Però proprio per quello le porta tutte Non ha paura di usarle il problema è che diventa oh. un'arma impropria. Cioè, quello è il problema. Quindi, bello ragazzi, cosa pala? Ed è bello così. Sì, sì, infatti, per quello dico non dovete mai pensare che c'è un solo stile di gioco. I, i stili di gioco sono infiniti e dovete divertirvi a cercare quello che a voi funziona meglio. Noi vi diamo delle linee guida che potete scegliere di seguire o meno, per l'amor di Dio. Però vedrete che se seguite questo sui target e alcune cose delle line up, cioè i personaggi core e quello che vi può aiutare per far funzionare meglio una line up, forse riuscirete a giocare un po' più tranquilli, non che vincerete tutte le partite. Non esiste vincere tutte le partite, per fortuna. Ma poi è la pratica che vi fa, voi provate, eh, non demordete anche se perdete, cioè continuate a giocare, magari chiedete di fare qualche friend <ride> se avete qualcuno in legione. Però è quello il trucco. Continuate a giocare alla lunga e capite da soli cosa dovete fare. E direi che con questo da noi per oggi è tutto. Ci vediamo ad un prossimo video. Vi ricordo che domani ci sarà la live sul sito Viola, destinata ai sub soprattutto. Quindi mi raccomando chi ancora non ha fatto la sub al canale, sul canale Viola, la facesse perché sarà il bullismo su di me mercoledì perché sceglierete voi quello che io dovrò giocare, quella che piace tanto a Dario come live. Che dormo. Precisamente. <ride> E noi quindi ci vediamo ad un prossimo video. Non abbiamo parlato del banner perché non ho noia tremenda, per chi se lo stesse chiedendo. Buona giornata. <ride> e perché non tanni. Viva Tanni! Ciao! Ciao! Ciao. <ride>